Come stai, Alessio? Alziamo il Io sto volume. bene, Maria, tu? Sì, tutto bene. È stato un momento di... Che succede? Non riuscivo a... Bene, la Bene. diretta, diciamo, è così, quindi Sì, c'è da dire anche che... ogni Sì, che in questi tanto giorni si anche possono. internet sta un pochino così, che Sì, non sì. lavora tanto a dovere. Siamo tutti connessi, quindi iniziano a salutarti, Giulia ti saluta, cioè Lorenzo, si salutano un po' tutti che eravamo tutti qua in attesa Sì, di sì, sì, sì. parlarti. Saluto a Senti, tutti, ce ma l'abbiamo fatta. Maria, entriamo subito nell'argomento perché Sì. i poveri nostri lettori si sono subiti i miei sproloqui per Hanno diversi impiegato tutto minuti. mezz'ora praticamente, dai, hai Sì, ragione. stavo dicendo appunto che volevamo parlare di frutta. Sì. Perché, scusate, intanto avviso soltanto la nostra amica Giorgia Cook de Luc. Giorgia è una nostra collaboratrice che avevo allertato che magari poteva entrare in diretta con noi. Giorgia, ti va di aspettare un pochino così fra un po' entri anche tu a raccontarci un po' di cose? Ok, bacini, grazie. ciao da Israele, ciao, ciao, ciao. E, dicevo, Buongiorno. intanto partiamo dalle basi, Maria. Che frutta si può comprare in questo periodo? Siamo in una stagione un po' di mezzo, perché non è più inverno, non è proprio Sì, primavera, primavera. Cosa troviamo di esatto. buono? Allora, in questo momento troviamo ancora delle bellissime arance, troviamo anche le pere, le mele, che sono un po' le frutte che vengono già dall'inverno. E ora entrando in primavera, per esempio, settimana scorsa ho trovato anche delle bellissime fragole, che ne dubitavo un po' di comprarle perché sai che a volte non è proprio il periodo, stiamo entrando in primavera, però erano molto buone, quindi anche diciamo che le fragole, abbiamo i kiwi, le banane, l'ananas, ho trovato qualcuno, a volte va bene, non sono l'ananas bisogna controllarlo perché tante volte non ha un bellissimo sapore, però più che altro mele, arance, qualche mandarino ancora, le Senti, pere. Maria, come possiamo conservare questa frutta? Perché magari in casa, temperatura ambiente, magari abbiamo le case molto calde, potrebbe andarci a male molto in fretta. E di questi frutti cosa possiamo mettere in frigorifero e cosa è meglio tenere fuori? Allora, io l'ideale sarebbe la frutta, diciamo, il frigorifero tende a conservare, però tante volte fa, diciamo, fa perdere un po' di freschezza, diciamo, la Sì. frutta. Io consiglio sempre di comprare magari poca quantità e più volte. Capisco che questo è un periodo nel quale al supermercato dobbiamo andare il meno possibile, magari fare una spesa più importante. E dobbiamo tener conto, come dici te, no? Che a casa magari con il riscaldamento a volte ci sono degli sbalzi di temperatura perché la sera magari in cucina fa un po' più freddo, dopo durante la giornata che il riscaldamento ancora funziona, quell'escambio di temperatura può fare in modo che la frutta tipo maturi troppo in fretta e quindi io direi in frigorifero sempre la parte più bassa e alcuni hanno il cassetto, quell'ultimo, che magari la temperatura gira fra 8-10 gradi. E cercare di tenerle lì dentro. A volte mi chiedono, ma li lascio dentro la busta di plastica? Se faccio quello, l'ideale sarebbe una busta di carta, perché fa comunque filtrare l'aria. La busta di plastica, se io la tengo chiusa con la frutta dentro, conviene farle qualche foro, perché la busta di plastica chiusa crea come una sorta di microclima Sì, che di fa sì che la umidità. frutta, esatto, che fa che la frutta magari crea qualche muffa. E non va tanto bene. Diciamo che per esempio le banane, io in questi giorni ho condiviso con la scuola, anche con la cucina italiana, un video che tutti i chef abbiamo fatto nelle nostre cucine di casa utilizzando proprio le banane. Infatti ho preparato qui, le tenevo già qui sul tavolo, un modo di conservarle tipo fuori il frigo qualche giorno, ma anche dentro dopo. Vedi la pellicola trasparente alimentare? Avvolgere proprio il nodo dove sono uniti. In Ah, questo ok. modo la pelle si mantiene gialla per più tempo. Ah, questo è un bel Io di trucco, sì, solito certo. sì, è stata che utilizza anche la carta argentata. Certo. Se la tengo in frigorifero, perché comunque la vita utile, diciamo, dura di più, l'importante sempre è in un sacchettino con qualche foro. Perché sia le banane che le mele tendono a sprigionare un gas naturale della frutta, me lo sono segnata qui per non dimenticarmi il nome, Sì. l'etilene.
Okay. E l'etilene fa maturare l'altra frutta molto più velocemente. Quindi di solito si compra magari i kiwi o... Che sono sempre un po' acerbi. Esatto, sì. Magari i kiwi li lasciamo un paio di giorni, se sono un po' più duri, un po' più acerbi, fuori. Dopo li mettiamo, ma sempre nell'ultimo cassetto, che la temperatura non è tanto, tanto bassa. E lo possibile, lontani dalle banane e le mele, a meno che vogliamo che maturano più velocemente, perché questo gas fa proprio quello con l'altra frutta. E un'altra cosa, cercherei di non, per esempio le mele o anche le arance, la frutta rossa, se la troviamo, non lavarla prima di tenerla, lavarla prima di consumarla, perché già la frutta comunque ha una sua cera, un suo olio proprio della frutta che la protegge. Quindi cercare magari di pulirle bene con un pezzettino di carta da forno, della carta da cucina, scusate, sì. E la teniamo così in frigo o anche, tipo anche le mele. Le mele vanno bene tenerle fuori, però dopo una settimana a volte uno li mangia e sono come un po' farinose. Sì, quindi vero. Possiamo, se compriamo una quantità che non riusciamo a mangiarla in una settimana, dopo la mettiamo nel frigorifero. Beh, oppure, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche poi nelle video ricette che pubblicherai, nel momento in cui la frutta va un po' oltre il esatto. suo momento di maturazione più giusto, la possiamo utilizzare per preparare dei dolci. Esattamente, sì, per esempio lo che dicevo nel video è che le banane, di solito conosco tantissime persone che quando la buccia già inizia a avere delle macchioline nere, non la vogliono più mangiare, che dopo non è vero, perché comunque è dentro buona, la sì. polpa è buona, magari è matura, ha più sapore. In quel caso possiamo fare sempre una sorta di plum cake o dei muffin, e per chi non ha tanta voglia magari di mettersi, perché è più della cucina che della pasticceria, adesso ci arriva il periodo bello, diciamo più un clima, una temperatura più mite, andiamo verso Oggi la c'è un po' di primavera. sole, sì. Sì, infatti una bellissima giornata. Se può fare tipo sbucciare le banane, le taglio a pezzettini, tutto questo. La taglio a pezzettini, li metto in una busta da freezer e la tengo nel freezer. E quando magari mi alzo un mattino e voglio farmi un bel frullato, non so, con del latte di mandorle, il latte di avena o il latte quello classico, ho la frutta già pronta in freezer da utilizzare. La frulli così senza farla scongelare, diciamo. Dipende come sono grossi i pezzettini, se le tagli a rondelli puoi metterlo direttamente, e anche la potenza del frullatore, Certo. perché magari sì, metto la banana intera, dopo facciamo scoppiare tutto. Se non la posso fare scongelare velocemente, la taglio a pezzettini, possiamo fare un bel frullato, un bel gelato, che è uno dei miei preferiti. Qua in Italia non ho trovato ancora una gelateria che faccia il gelato alle banane, che a me mi piace tantissimo. Si può fare un bel gelato e anche Il a gelato, pasta, devo tipo. dirti che è una delle cose che mi manca in questo periodo, perché appunto non potendo andare in gelateria così, è una cosa che vorrei fare in casa. Non ho ancora provato, ma farò, e non ho la macchina per fare il gelato, non ho la E allora mi gelatiera. comprometto a preparare qualche video da Ah, pubblicare. Però, sì. per esempio, no, anche lì si possono fare tipo come il formato dei ghiaccioli, no? Che se tu non hai anche lo stampo, che li vendono, però va bene, se non li Sì, hai, sì. magari anche in un bicchierino di plastica, non una misura troppo grande, uno stecchino come quelli che utilizziamo per fare gli spiedini. Per Certo. esempio, anche lì la frutta, magari ho delle banane o delle fragole che ho comprato la casetta e non ho fatto in tempo, perché anche lì la frutta rossa tende subito a magari a presentare delle piccole macchie di muffa. Quindi anche lì posso frullarla, magari con un pochino di zucchero, un pochino di spremuta di limone, fare una sorta di coulis di salsa, tenerla anche in una busta e nel freezer, per accompagnare, non lo so, una torta, una bella salsa da accompagnare. È un altro modo di conservare la frutta per chi non ha Certo. tanta voglia di mettersi a preparare delle torte. E se non fare questi gelatini, magari con un po' di yogurt naturale, un po' di panna montata, la frutta un po' frullata, non so, un cucchiaino di miele, si fa questa mescla, si sistema anche nei bicchierini di caffè.
tipo, sì, no, di plastica, se metti un stuzzicadenti dentro, un piccolo, se metti in freezer. E hai dei piccoli ghiaccioli fatti in casa che sono molto, molto, molto buoni. Carini. Sì, 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 soprattutto anche per i bambini. Senti, volevo anche chiederti un'altra cosa. Sì. Un altro ortaggio che in questo periodo abbiamo, e praticamente abbiamo tutti nelle case, sono le carote. E anche quelle si possono comprare un po' più in quantità, visto che non contengono tantissima acqua, quindi durano un po' qualche giorno in più, anche in frigorifero, e vengono utilizzate anche nei dolci. Sì. Che tipo di... La sì, classica torta di carote, che secondo me piace tantissimo. E non so se abbiamo tempo, io posso anche dire a voce la ricetta, sì, o possiamo... Sì, allora, diciamolo. Sì, ce l'ho anche qui scritta, perché ho visto Valeria che mi sta guardando, e lei sa bene, e ci sta guardando, sa bene che la mia memoria, sono sempre in giro con i miei quaderni di ricetta. Allora, per questa torta alle carote facciamo 200 grammi di farina. Farina 0 e doppio 0, quella che avete a casa, non dovete preoccuparvi. Dopo 200 grammi di zucchero, 2 uova, 100 grammi di olio di semi, che se non avete l'olio di semi a casa potete utilizzare un olio di oliva, lo importante è che non sia troppo profumato, e 100 grammi di yogurt naturale. Non ho lo yogurt, faccio direttamente 200 grammi di olio. Un pizzico di sale, 200 grammi di carote grattugiate. Devo dire, a me la carota grattugiata non mi piace tanto trovare i filamenti dentro la torta, tipo i fili proprio. Sì. Quindi io lo che faccio è frullarla, e okay, con l'accessorio, sì, di far proprio che rimangano dei cubettini piccoli. Li preferisco così. E dopo va bene, abbiamo 11 grammi di lievito per torte. Dopo che sta, che gli piace mettere un pochino di canela, su quello un pochino di zenzero in polvere, va piacere. A gusto personale, sì. Esatto. Quindi dobbiamo fare questo. Montiamo, o dobbiamo fare con un frullatore, le 2 uova intere con i 200 grammi di zucchero. Dopo aggiungiamo i 100 grammi di olio a filo, i 100 grammi di yogurt, e per ultimo... abbiamo qui 200 grammi di carote grattugiate, aggiungiamo tutto lì, e per ultimo la farina, 200 grammi di farina con 11 grammi di lievito. Okay. Possiamo fare i mini muffins, o anche un tipo plum cake, o a forma di ciambella. E il forno 170-175 grammi per... Bueno, anche lì io sempre dico nei corsi, il forno, ognuno deve conoscere il proprio forno di casa, quindi magari inizio con un forno ventilato 5-10 minuti, dopo passo un forno statico e la temperatura 30-35 minuti, però anche il tempo un po' stimativo, no? 5 minuti prima controllate, perché tempo si può sempre aggiungere, ma non possiamo toglierlo. Esatto. Come controlliamo con la prova dello stecchino classica? Quello è il metodo che non sbaglia mai. Con uno stecchino, se esce proprio asciutto, pulito, vuol dire che è pronto. E lo importante è non aprire il forno prima dei 20 minuti, no? Lasciare proprio che la torta prenda la sua struttura. Uno più o meno se ne accorge, perché comunque la torta inizia a separarsi dei bordi, vuol dire che siamo già più o meno nella temperatura. Se apriamo prima, ovviamente si smonta. E per gli amanti del salato, se non vogliono fare una torta, perché a me il salato piace anche molto, anche con le carote. Hai visto che le carote, quando passano i giorni, a volte iniziano a diventare un po' morbidi o molli. Esatto, le possiamo proprio pelare con un pelapatate, li mettiamo in forno con un filo di olio, non so, un pezzettino di cipolla, uno spicco d'aglio, li facciamo dorare bene, ammorbidire, e possiamo preparare una maionese, scusate, una maionese vegetale, tipo frullando dopo quelle carote sciacquate, okay, con quel pezzettino di cipolla. Se non ti piace la cipolla puoi ovviarla, e lo stesso l'aglio, e mettere un pochino di timo, di origano, magari qualche semi di sesamo, e frullarlo per bene aggiungendo dell'olio di oliva, fino a che hai una consistenza un po' della maionese, che è quello, perfetto, per accompagnare anche un aperitivo, dei crostini. Carino.
Sì, è un modo diverso di approfittare, no? E tutta Questo questa lo frutta. fai anche con altre verdure? La, Le questo maionese? tipo di maionese, sì? Sì, con le barbabietole le ho Ah! fatte. Sì. Sono interessanti da utilizzare, soprattutto anche perché magari non mangia le uova. Certo, poi anche per un po' sperimentare, anche per un aperitivo colorato, così puoi avere tante opzioni diverse. Va Sì. bene, grazie Maria, grazie a tutti, Figurate. grazie a te, a tutti quelli che ci hanno seguito. Prossimamente pubblichiamo il tuo video, quindi se ci seguite sul profilo qua della Cucina Italiana, anche quello di scuola che è chiocciola scuola LCI, troverete il video di Maria. E poi raccoglieremo sul sito tutti i consigli che ci ha dato oggi, le ricettine, così e le pubblichiamo. E ci vediamo magari settimana prossima con altre ricette. Cosa dici, Maria? Mi sembra stupendo, una buona idea. Va bene, Mi metto grazie a più in tutti. pratica con il Sì, collegamento, così non facciamo aspettare a nessuno. facciamo un po' di test questa settimana e di prove. Va Esatto. bene, grazie, grazie a te, grazie a tutti. Grazie anche a Giorgia che ci ha seguito, magari la facciamo collegare nei prossimi giorni. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Salutiamo, un bacio a tutti, ciao ciao.